Buongiorno, ben ritrovati a Di Prima Mattina, un nuovo appuntamento, quello odierno, lunedì 28 agosto, per dare inizio ad un'altra settimana con la nostra informazione, l'informazione di Super J. Questa mattina ovviamente spazio alla rassegna stampa, come sempre nella prima parte della nostra trasmissione, poi nel talk show che seguirà parleremo di sport, analizzeremo quanto avvenuto ieri nel primo vero fine settimana di calcio vero, se così possiamo definirlo, con i primi impegni ufficiali che si sono avuti, specie nel campionato di Serie C che ha fatto il suo esordio, è iniziato e il Teramo, come saprete, ha pareggiato un buon punto strappato in trasferta in quel di Portogruaro contro il Mestre 1-1 grazie ad un gol in pieno recupero, ma poi parleremo anche di tanti altri argomenti. Il nostro ospite sarà il giornalista Jacopo Di Francesco, ma vediamo come anche questi argomenti, oltre a tante altre notizie, vengono trattati sulla stampa questa mattina, e andiamo a vedere insieme il quotidiano Il Centro con la prima pagina che ovviamente è dedicata alla cronaca, l'apertura in particolare all'emergenza incendi che continua a coinvolgere il territorio teramano e caccia al piromane dei monti. Colpisce intorno a Teramo, dopo il foltrone ha bruciato un bosco a Santo Stefano, zona di Torricella Sicura. E a proposito dei roghi che stanno attanagliando l'intera regione, Abruzzo in fiamme, sono 10 i roghi attivi, lo vedete nella fotonotizia centrale. In questo caso ovviamente l'immagine si riferisce a Sulmona e sullo sfondo al vastissimo incendio del Monte Morrone. L'accusa del presidente della regione D'Alfonso, che dice c'è una regia criminale. Parlavamo di sport ed ecco dunque lo spazio riservato alla domenica sportiva calcistica sulla prima pagina del Centro. Perla di bacio Terracino, il Teramo salvo al 94esimo, si parla ovviamente del campionato di Serie C, del pari conquistato contro il Mestre dai biancorossi di mister Antonino Asta all'esordio nella nuova stagione. Poi ci sono ovviamente ancora altre notizie di stampo diverso, per esempio a Giulianova nasce un centro per riutilizzare vecchi oggetti, mentre c'è stata l'accusa forte di Monsignor Vincenzo D'Ercole, il vescovo di Ascoli Piceno, che ieri era a San Gabriele per la festa del santo del patrono d'Abruzzo, relativamente alla gestione della ricostruzione post-sisma. D'Ercole ha parlato di giochi politici dietro l'addio di Vasco Errani, che non è più, non sarà più a brevissimo commissario, appunto, commissario straordinario per la ricostruzione. Dunque vedremo anche questo argomento all'interno. Andiamo subito dunque a sfogliare le pagine interne del Centro con il primo piano che, come dicevamo, è dedicato alla grave emergenza incendi che sta attanagliando l'Abruzzo. Le parole del presidente D'Alfonso, una regia criminale dietro i 10 roghi. La denuncia del governatore, usano bottiglie incendiarie e gatti. Queste le tecniche assurde dei piromani che stanno veramente mettendo a dura prova anche le capacità di intervento della macchina dei soccorsi, vigili del fuoco e protezione civile in primis, tanto che il premier Gentiloni ha deciso di inviare Canadair anche dalla Francia. E poi il Centro in questo articolo ricostruisce tutta la mappa degli incendi che stanno colpendo l'Abruzzo, ovviamente nel territorio teramano anche diversi i roghi, più importanti degli ultimi giorni quello del Monte Foltrone, che come vedremo è stato però spento. Ieri invece si è attivato un altro fronte nella zona di Monte Fanum di Santo Stefano di Torricella, anche in quel caso però situazione sotto controllo. È intervenuta anche la senatrice Pezzopane, che ha lanciato un appello: fermiamo questi assassini. Desta sospetto, dice la senatrice aquilana, la scientificità con cui vengono innescati i roghi. Pronta un'interrogazione anche su chi ha sbagliato nei primi giorni di incendio. Ovviamente ci si riferisce
ai soccorsi o comunque agli interventi da parte della macchina istituzionale. Possiamo andare subito sulla pagina di Teramo proprio per continuare su questo argomento. Come dicevamo, l'emergenza incendi colpisce anche il nostro territorio, il territorio provinciale. Il titolo dell'articolo d'apertura della pagina di Teramo è questo: il piromane nei monti colpisce ancora. Dopo il foltrone brucia Santo Stefano di Torricella e il fuoco minaccia un centro di migranti, quello ospitato proprio nella struttura di Montefanum. Vediamo in questa immagine, in questa foto che la regia di Marco Pediconi ci mostra in onda, proprio il fumo, il forte, il grande fumo che ieri si sprigionava da questo incendio nella zona di Santo Stefano, un fumo misto, bianco e nero, che per tutto il giorno si è appunto visto da più parti del nostro territorio, fino a quando poi i vigili del fuoco non sono riusciti a contenere l'incendio, a gestirlo e metterlo sotto controllo. I sindaci delle zone, dei territori colpiti dichiarano: chi ha visto denunci. I sindaci in questione sono quello di Torricella, appunto, Daniele Palumbi, che già nei giorni scorsi era dovuto intervenire in zona in prima persona proprio per dare l'allarme e contribuire anche allo spegnimento di un incendio che stava anche per interessare un'abitazione. E poi c'è anche il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. Il suo territorio comunale è stato direttamente interessato dal vasto incendio del Monte Foltrone, lo vediamo in questa foto in basso, proprio accanto alla foto di Cristina Di Pietro. Si vede chiaramente la grossa cicatrice lasciata dal vasto incendio proprio sul versante del Monte Foltrone, che guarda un po' proprio la zona della montagna Gemella, la montagna dei Fiori, e poi tutto il territorio di Civitella del Tronto, ma anche di Campli. A proposito di incendi, ecco gli altri interventi degli ultimi giorni. A Magnanella ancora focolai, il bosco che sovrasta appunto Magnanella verso la zona di Acquachiara è ormai colpito da oltre 10 giorni, quasi 2 settimane, da un incendio che è duro, durissimo da estinguere. Sterpaglia fuoco invece anche a Nerito, nell'entroterra teramano. Voltiamo pagina, andiamo avanti, vediamo quali sono le altre notizie che propone il centro. Siamo a Giulianova. Apre il centro per riutilizzare i beni usati. Il comune ha vinto un bando regionale, aprirà un capannone dove chiunque potrà portare oggetti che non impiega più e saranno dati gratis ai bisognosi. A Pineto invece c'è la denuncia dell'opposizione: degrado e strade pericolose nel quartiere dei Fiori, lo vediamo in questo articolo di spalla con le foto emblematiche, dello stato di degrado del verde pubblico e dei marciapiedi di questa zona di Pineto. Nel taglio alto invece c'è la cronaca con una situazione difficile che si crea ad Alba Adriatica, in una zona, in un punto particolare del tessuto cittadino. 4 incidenti in pochi giorni nello stesso punto. Si tratta della confluenza della Statale 16 con via Roma e via Ascolana, un incrocio molto trafficato dove appunto negli ultimi giorni si sono verificati ben 4 incidenti. Ancora dal quotidiano Il Centro, eccole le parole di Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, ex vescovo ausiliario anche dell'Aquila. Errani costretto a lasciare per giochi politici. È intervenuto D'Ercole alla festa di San Gabriele e parlando alla folla ha lanciato accuse sull'addio del commissario, ricordando poi le vittime del sisma. Insomma, è ancora un argomento caldo quello della governance della ricostruzione, con l'addio proprio in questi giorni del commissario Vasco Errani. Di spalla si parla invece della Team, il 5 settembre è prevista l'assemblea per la nomina dei vertici verso la conferma di Bozzelli alla presidenza. Questo è un po' lo scenario che andrebbe configurandosi per la guida della municipalizzata, che ovviamente gestisce vari servizi nel campo dell'igiene ambientale. Poi c'è l'articolo che riporta il successo, il grande successo del concerto di James Enese a Campli sabato sera. In migliaia
hanno affollato la piazza centrale, la piazza principale della cittadina farnese, proprio per ascoltare le note del famosissimo musicista partenopeo. E il sindaco dichiara insomma i suoi obiettivi, se così possiamo definirli, per il 2018, cioè portare a Campli Biondi e De Gregori, ma a pagamento in quel caso, mentre il concerto di Jensenese è stato gratuito. Un'ultima notizia la vediamo qui in fondo di cronaca, una breve: Roseto, anziana vola dalla finestra, è grave. L'incidente è avvenuto ieri sera, in tarda serata. Una donna di 82 anni è ricoverata all'ospedale di Teramo dopo essere precipitata dalla finestra facendo un volo di circa 3 metri. L'anziana ha riportato varie fratture e traumi, da accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Dunque, queste le pagine della cronaca di Teramo e provincia, le pagine dedicate dal centro al nostro territorio. Andiamo avanti adesso, cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo sulle pagine sportive, l'ampio spazio dedicato dal centro come ogni lunedì allo sport. Questa la copertina che è dedicata all'esordio travolgente del Pescara nel campionato di Serie B, pokerissimo show. Buona la prima, Pigliacelli super, Pettinari, Tris, Benali e Mancuso abbattono il Foggia 5-1. Il risultato più che rotondo per la truppa di Zeman nei confronti del Foggia di Stroppa. Ma c'è spazio anche per il Teramo, buono anche l'esordio del Teramo che guadagna un punto con il gol in pieno recupero di Bacio Terracino, che acciuffa il pari in extremis contro il Mestre. Poi si è giocato anche tra i dilettanti con le varie partite di Coppa. Si parte dalla Coppa Italia di Serie D, l'Aquila, Francavilla e Vastese brindano, per i rossoblu del capoluogo successo 1-0 contro la Virtus San Nicolò. In Eccellenza invece, primo turno, gare di andata di Coppa Italia d'Eccellenza, Giulianova e Chieti cominciano bene, Spoltore KO a Penne. E infine prime gare dei tornei dei triangolari della Coppa Italia Promozione, Tossicia resta a casa, sconfitta a tavolino contro il Ponte Vomano, Fontanelle in palla. Andiamo subito all'interno, dunque, per approfondire tutte queste notizie, eccoci subito sulla pagina dedicata alla Serie B. La manita al debutto del Pescara, che parte col botto, Cinquina al Foggia, Zemanlandia è tornata. Pettinari si scatena con una tripletta, Muro, Pigliacelli e il Boemo fa godere i 13.000 presenti all'Adriatico. A bersaglio poi, per arrotondare il punteggio, anche Benali e Mancuso. I biancazzurri passano dopo 7 minuti, poi soffrono rischiando grosso ed è stato decisivo in più occasioni il portiere Pigliacelli. Nella ripresa il 2-0 taglia le gambe ai rossoneri e il Delfino dilaga. Andiamo a vedere un po' le reazioni, le dichiarazioni anche nel post partita, la sfida tra i due tecnici che erano e sono legatissimi, perché Stroppa è stato un allievo, un pupillo di Zeman. Abbracci in sala stampa fra i due allenatori, il Boemo dice: Pettinari mi piace e in difesa c'è tanto da lavorare. L'allenatore del Pescara sorride in attesa del mercato, spero finisca presto, dichiara Zeman, perché ogni giorno può cambiare qualcosa. Vediamo anche insomma il contorno, in 13.000 sugli spalti, cori, striscioni e sfottò, la festa è biancazzurra, la curva nord compatta e colorata, si fanno sentire anche i 1.400 foggiani che avevano seguito con grandissimo entusiasmo l'esordio in B del Foggia, che mancava da tantissimi anni in cadetteria. Prima del match, è importante ricordare anche questo, uniti nel ricordo di Franco Mancini, ex portiere del Foggia, lo è stato anche del Teramo, preparatore dei portieri proprio con Zeman nell'esperienza precedente a Pescara, che è scomparso prematuramente proprio per un malore quando lavorava a Pescara. Andiamo avanti adesso, ci spostiamo sul campionato di Serie C, eccoci alla gara Mestre-Teramo, la prima giornata del girone B. Teramo pesca il Jolly pari con Bacio. Gara tirata fino all'ultimo respiro a Porto Gruaro, i biancorossi rovinano la festa al Mestre grazie a un gol di Terracino al 94esimo. Dunque ci sono le foto, ovviamente il fotoracconto della partita, e nel taglio basso le dichiarazioni
del post gara con il tecnico del Teramo Antonino Asta, che sorride e dice: risultato meritato. L'allenatore ha dichiarato ai microfoni: siamo riusciti a tirare fuori la grinta e a creare le occasioni giuste. Un buon Teramo, indubbiamente, che ha sprecato anche tantissimo, soprattutto nel corso del primo tempo, e ha rischiato, insomma, una beffa che sarebbe stata forse anche immeritata. Proseguiamo con il calcio per parlare delle gare del primo turno di Coppa Italia di Serie D. Eccoci con il match dell'Aquila, con i padroni di casa che hanno vinto il derby contro la Virtus San Nicolò. L'Aquila Cantiere fa suo un altro derby, questo è il titolo dell'articolo del Centro. Brenci decide la sfida col San Nicolò in uno stadio semideserto, solo 293 biglietti, omaggi compresi. Curva in contestazione, si è giocato appunto allo stadio Gran Sasso d'Italia dell'Aquila, in uno scenario però in un quasi deserto. Non è riuscito ad approfittarne la Virtus San Nicolò di Campanile, che è squadra ancora in fase di rodaggio in vista dell'esordio in campionato di domenica. Alla fine eccole le parole dei due tecnici: Battistini, l'allenatore dell'Aquila, che dice: potevamo fare più gol, mentre Campanile non fa drammi per l'eliminazione della Coppa Italia e dice: col tempo cresceremo. Domenica, appunto, come dicevamo, l'esordio in campionato con la prima in trasferta per la Virtus San Nicolò sul campo dell'Olimpia Agnonese, mentre l'Aquila debutterà in casa con il Monticelli. Le altre gare, sempre per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, dilaga la Vastese che in rimonta travolge l'Agnonese, appunto il prossimo avversario, il primo avversario in campionato del San Nicolò. Gol, anzi protagonisti soprattutto Fiore e Stivaletta. L'ex Teramo e proprio l'ex San Nicolò che, insomma, si sono messi in mostra in questo 5-2. Buona prova dei biancorossi in attacco, difesa da registrare, i molisani cedono nella seconda frazione di gioco. Ma Colavitto guarda già alla trasferta di San Marino, il tecnico dichiara: proveremo a partire col piede giusto, la squadra è nuova e deve ancora migliorare, come è logico che sia in questa fase della stagione, quando, insomma, si cerca di affinare i meccanismi, tutti i meccanismi, in vista dell'esordio in campionato. Le altre due abruzzesi vediamo che non sono state impegnate ieri in gare di Coppa, perché già eliminate nel turno preliminare. I nerostellati si preparano per il Castelfidardo, conto alla rovescia per il debutto in campionato, mentre il Pineto, che era stato eliminato proprio dall'Aquila nel preliminare, abbraccia il neoacquisto Alfonso Pepe, teramano, difensore già disponibile contro il Matelica per il match d'esordio di domenica. L'ultima sfida invece di ieri, nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, ha premiato il Francavilla, che ha vinto, ha espugnato lo stadio De Marsi di Avezzano. Festa del Francavilla steso l'Avezzano, i giallorossi espugnano il De Marsi e passano il turno, decidono l'ex Micciche e il nuovo acquisto Zerbo. Le interviste anche in questo caso, il tecnico dell'Avezzano Federico Giampaolo dice: ci siamo disuniti, mentre il neo allenatore del Francavilla Iervese, soddisfatto, ha dichiarato: ho visto buonissime cose. Ancora calcio giocato, quello che ieri ha riempito la domenica nei campi abruzzesi. Si parla in questo caso dell'andata del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza. Chieti batte il San Salvo, Giulianova ok, Neroverdi in rimonta, ma risultato in bilico in vista del ritorno, 3-2 per la squadra di mister Aielli. I giallorossi partono bene e battono 2-1 l'Alba Adriatica del neo mister Nico De Eugenio. Anche in questo caso però si deciderà tutto nella gara di ritorno. Le altre gare, vediamo le altre partite con le compagini teramane. Il Montorio ha pareggiato in casa 1-1 contro la Miternina, tutto in un minuto. La Miternina rimonta contro il Montorio in quella che è stata un po', è stato il replay della sfida play-out che al termine della passata stagione aveva premiato il Montorio, che era conquistato, aveva conquistato la salvezza nel torneo di Eccellenza. Poi la Miternina è stata ripescata in estate, mentre l'altro derby teramano ha premiato il Martinsicuro, che ha battuto 3-2 la Torrese. Carosone illude, ma il Martinsicuro ha una marcia in più, anche in questo caso partita ricca di gol, molto bella,
è risultato per la qualificazione ancora aperto in vista del match di ritorno. Prima giornata di gare anche nella Coppa Italia di promozione, il derby di Atessa in corona il Piazzano, sgambetto all'ex Bisci alla Val di Sangro. La stracittadina invece celanese, quella tra Sportland Celano e Celano Marsica, è andata allo Sportland 3-2. Tanti derby teramani, vediamo la Nuova Sante si impone a Mociano 2-1, il successo dei Vibratiani contro la formazione di Brunozzi. Pareggio per 1-1 tra Virtus Teramo e Notaresco nel match che è andato in scena sul campo dell'Acqua Viva di Teramo, mentre del triangolare fa parte anche il Morro d'Oro, che affronterà la Virtus Teramo proprio nel prossimo turno, mentre riposerà il Notaresco. Vediamo invece l'altro derby teramano, Sant'Omero Cologna 1-1, mentre il Tosticia ha perso, verrà punito col 3-0 a tavolino per non essersi presentato sul campo del Ponte Vomano. Squadra ancora incompleta quella del Tosticia, in ritardo nella costruzione, ma che sarà regolarmente in campo domenica nell'esordio in campionato. E tra l'altro il Tosticia ha vissuto una specie di ribaltone tecnico, in quanto ha salutato il mister Muscarà e il nuovo allenatore è Andrea Natali. Questo è un po' il quadro generale delle gare del primo turno, o meglio della prima giornata dei triangolari, che definiscono il primo turno della Coppa Italia di promozione. Andiamo avanti con le ultime notizie di sport dal quotidiano Il Centro. C'è la pagina dedicata al basket, partendo dalla A2 con Roseto. Scatta già un campanello d'allarme tra gli Sharks. Nelson, infatti, è già infortunato. L'ex Trieste KO per un dolore al polpaccio già dopo il primo allenamento. Si tratta dell'americano Roberto Nelson, che era arrivato proprio da pochissimi giorni e nel primo allenamento ha avvertito questo problema muscolare. Oggi si conoscerà l'entità dello stop. Mercoledì invece dovrebbe sbarcare l'altro straniero, Oji, del pivot nigeriano, che va a rinforzare il roster della squadra di coach Emanuele Di Paolantonio. Per quanto riguarda invece la Serie B, ormai tutte le squadre sono ampiamente al lavoro per preparare il prossimo campionato. La Meta Teramo, leggiamo qui di spalla, con la Gioia capitano: per me è un onore, queste le parole appunto di Andrea La Gioia, classe 86, che dopo tre stagioni diventa capitano appunto dei biancorossi. Le altre squadre di Serie B: primo test per il Giulianova con Antonello Ricci, che si mostra ottimista e dice è un gruppo giovane e coeso. L'ultimo volto nuovo in casa Campli invece, Ballabio, che è pronto a dare una mano al roster di coach Millina e dice qui si respira basket come a Cantù. C'è anche l'Amatori Pescara che sta lavorando, il neo coach Raiola strizza l'occhio alla sua squadra, il coach fa un primo bilancio, si intravedono buone cose. E infine è stata presentata la nuova WIR Ortona, la squadra di Valentinetti avrà il logo Costa dei Trabocchi sulle maglie. Questo è il quadro completo, insomma, delle partecipanti al campionato di Serie B di basket. E infine chiudiamo con il ciclismo. Di Mattia domina la Prati di Tivo MTB Race Cross Country, 60 atleti sui pedali, nessuna donna. Sul podio anche Marco Paiorisi e Alessio Marcelli. Questo dunque il quadro con cui chiudiamo la pagina sportiva del quotidiano Il Centro e lasciamo appunto questo giornale per andare a chiudere la nostra rassegna stampa con uno sguardo ai siti di informazione, partendo da ml.it. questa è la home page, ovviamente vedete in primissimo piano la foto del Monte Foltrone con le tracce evidentissime dell'incendio che ha distrutto buona parte del bosco. Ecco la ferita del Monte Foltrone, titola ml.it: pompieri e volontari spengono il rogo dopo una notte di passione. E a proposito di fiamme, abbiamo visto già come ieri si siano sviluppate anche nella zona dell'ostello di Montefanum a Santo Stefano di Torricella Sicura. Le rivediamo queste le immagini che si riferiscono proprio all'incendio di ieri a Montefanum di Santo Stefano.
Le altre notizie sulla home page di ml.it, c'è spazio ovviamente per lo sport, l'esordio del Teramo in campionato, il pareggio arriva al 94esimo, lo firma Bacio Terracino nell'articolo di Jacopo Di Francesco, con il quale proprio parleremo tra pochissimo in studio di quanto avvenuto ieri al Mecchia di Porto Gruaro. Andiamo a chiudere con la home page di City Rumors, anche in questo caso tantissimo spazio dedicato all'emergenza incendi in Abruzzo e nel Teramano in particolare. Ecco il titolo d'apertura: Civitella del Tronto, quasi spento l'incendio sulla montagna di Campli. Poi però ci sono anche altre notizie che riguardano i roghi nella nostra regione: incendio del Monte Morrone, elicottero speciale per spegnere le fiamme che ancora danno del filo da torcere ai vigili del fuoco, ai carabinieri forestali e alla protezione civile. E brucia anche la Val Pescara, incendio divampato nella notte. Insomma, una situazione davvero di vasta emergenza su tutto il territorio regionale. Con questa notizia, anzi con questo quadro complessivo dell'emergenza incendi, chiudiamo la nostra rassegna stampa. Adesso una breve pausa e torneremo tra pochissimo con la seconda parte di Prima Mattina.